Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao! Ci sono già un sacco di messaggi e già me ne sono persi mille perché vedo che non riesco a vederlo, chat dal vivo, vediamo un po'. Ciao, ecco in prima fila, ciao a tutti, benvenuti su questa nuova live, Phrasal Verbs Edition. Me l'avete chiesta in tanti nelle storie di Instagram alla pagina School2You underscore Milan. E mi avete detto che avreste voluto parlare un pochino dei phrasal verbs, quindi mi piacerebbe moltissimo. Oh, perfetto, Kathleen, mi fa piacere. Ciao Mariano. Niente, questa live di oggi è un po' particolare e tra l'altro cioè, faremo sempre il nostro quiz, quindi praticamente sono sempre io. Dove sono i giochini? Sì, sono i phrasal verbs, è un gioco sui phrasal verbs, non è una lezione, Luca. È un gioco sui phrasal verbs, è un quiz sui phrasal verbs. Quindi faremo una cosa un po' diversa invece che tradurre. Se non li sai, meglio ancora perché li impariamo. Oggi praticamente faremo questa attività. Il quiz è sui phrasal verbs, quindi vi verrà messa una frase e ci saranno tre opzioni di phrasal verbs. Dopodiché vi insegno i phrasal verbs, ok? Ciao Nora, ti saluto volentieri. Quindi, ciao Rossella, fa piacere che tu sia nuova. Mi raccomando, vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale di YouTube, questo qua dove siete adesso, se non l'avete già fatto. Quindi, non è difficilissimo, ho cercato di fare una cosa, una via di mezzo. Non saranno super difficili, i phrasal verbs di oggi saranno a un livello intermedio. L'obiettivo è quello di avvicinarvi ad un livello un po' più avanzato della lingua inglese, e anche perché questo argomento sarà ripreso pienamente nel mio videocorso in uscita, il pre-advanced, dovrebbe uscire entro fine mese, adesso in fase di editing, quindi siamo nelle mani dell'editore e della persona che monta i video, e quindi in teoria, entro fine mese siamo pronti ad uscire con questo nuovo videocorso pre-advanced dove ci saranno i phrasal verbs. Quindi, se volete poi approfondirli perfettamente, vi consiglio poi, quando uscirà, di acquistarlo. Detto questo, i phrasal verbs. Allora, questi sconosciuti. Intanto c'è una premessa molto importante che io vi devo fare sui phrasal verbs. Tantissimi propongono i phrasal verbs secondo il verbo, ovvero tutti i phrasal verbs con make, tutti i phrasal verbs con get, e l'ho fatto anch'io in qualche video passato, perché diciamo che tanti dicono li vogliono sapere tutti insieme. C'è però da dire una cosa, che i phrasal verbs si dividono in tante categorie. Punto primo, sapete quali sono le categorie dentro le quali si possono dividere i phrasal verbs? Qualcuno vuole provare ad indovinare? Quindi, phrasal verb, posso mettere che cos'è un phrasal verb? Magari qualcuno giustamente non lo sa, è mezz'ora che parlo di queste cose sconosciute. Allora, i phrasal verb sono dei verbi, quindi c'è un verbo e c'è una preposizione, come diceva giustamente Alessandra, dopo di sé. Quindi un nightmare per tutti, Lolli, guarda, non ti preoccupare, anche per la sottoscritta sono stati un nightmare e lo sono ancora adesso. Non li tuttora non penso di conoscerli tutti, perché penso che anche un madrelingua stesso magari non sappia tutte le sfumature, però oggi noi vedremo i principali e vedremo le principali traduzioni. Il phrasal verb è un verbo più la preposizione, esattamente. Quindi, di fatto, i phrasal verb in cosa consistono? Vi faccio un esempio. No, perché adesso se vi faccio un esempio, poi c'è un esempio dovrei fare un esempio che non c'è nel quiz. Ad esempio, watch out. Watch out non vuol dire guardare fuori, ma vuol dire fare attenzione. E uno dice: e io come faccio ad arrivare a capire che da watch out diventa fare attenzione? Non lo capisco, lo capisco dal contesto, lo capisco semplicemente. In generale, sì, ci sono mille grinze nel mio lenzuolo, ho provato anche a stirarlo mille volte, assolutamente, ma non viene via, è inutile, ci ho provato. E comunque il bello della diretta, cioè, perché comunque questa sono io, insomma. E, vi dico che il phrasal verb, la vera difficoltà è ricordarseli. È ricordarseli tutti. È impossibile ricordarseli tutti, ve lo dico. O meglio, ci vuole tanto sforzo.
non è impossibile, niente è impossibile secondo me. Nella diretta di oggi cercheremo di guardare i più importanti, quelli con put, quelli con get, Luigi, non ci facciamo mancare niente, quelli con make, eccetera. Looking forward è un phrasal verb, look forward, molto bene. Ci sono tantissimi phrasal verbs. E, come si dividono? Non vi ho dato questa risposta. I phrasal verb si dividono in tante categorie. Sono i phrasal verb che sono separabili, per esempio, can you put me up? Put me up vuol dire mi puoi ospitare. Put me up. Ho diviso il put da up e ci ho messo in mezzo il me, il complemento. Oppure ci sono quelli che assolutamente non si possono separare. Watch out, fai attenzione. O altre, diciamo, phrasal verb, certo che la lascio questa live, phrasal verb del genere che non si possono assolutamente separare. E phrasal verb che sono transitivi, un phrasal verb che è tra, che cos'è un verbo transitivo innanzitutto? Qualcuno per caso vuole provare ad azzardare una, bravissima Dreamer, quindi vuole provare ad azzardare un phrasal verb? Così, allora ho visto prima anche Raul la tua domanda, like this, this way, è la stessa cosa, like this, così, this way, uguale, non cambia niente. Che regge l'oggetto, Alessandra, Jacopo, molto bene, che ha regge il complemento oggetto. Quindi, di fatto, che cos'è, diciamo, il complemento oggetto? A che domanda risponde il complemento oggetto? Qualcuno lo vuole provare a dire? Perché anche lì regge il complemento oggetto e fin qui, chi o che cosa? Molto bene, molto bene. Chi o che cosa? Quindi, di fatto va a cadere, tra virgolette, sull'oggetto della frase, ok? Quindi, molto bene, chi che cosa, perfetto, bravissimi, bravissimi. Who and what, molto bene. E poi ci sono quelli intransitivi, che non vanno da nessuna parte, che sono fermi a fine a se stessi. Watch out vuol dire fare attenzione, dopodiché non c'è niente, ok? Quindi non finiscono da nessuna parte. Di fatto queste sono le categorie, poi ci sono i phrasal verb che però non sono all'interno di questa lezione, i phrasal verb con due preposizioni, perché facciane bastare solo una, no? Per esempio, get along with, andare d'accordo con, e a molti altri che anche qui potrei aprirvi un capitolo solo dei phrasal verbs con due preposizioni dopo il verbo. Ma iniziamo subito che vedo che siete già belli caldi. E riscaldati, ho una nuova modalità. Io spero, non sarebbe bello da dire in effetti, dire spero che funzioni tutto come immaginato. Ho deciso di salvare gli alberi e di proporre una nuova modalità, visto che ancora non ho la webcam. E ho proposto tadà! Con il telefono in modalità offline, vi propongo il primo phrasal verb. La frase è la seguente. Could you, my cat, for me tonight? Quale preferireste tra quale sceglieresti tra questi verbi? Look for, look after, look up. Vedo una pioggia di look after. Abbiamo solo un look, ok, look after, look after. Vedo che qua come riscaldamento ci stava. Vedi, lolly lolly, detto che era il tuo incubo, però hai subito look after, controllare. Chiarix ci fa direttamente anche la nostra traduttrice, ciao Chiarix che ha vinto la volta scorsa al gioco delle 20 questions. Appunto, Chiara, purtroppo look after non vuol dire assolutamente guardare dopo. Il phrasal verb, la sua bruttezza è che perde il significato di guardare dopo e sia la preposizione che il verbo assumono un altro significato, ovvero prendersi cura. Bravissimi, braverrimi ragazzi. Molto bene, badare, prendersi cura. Non lo inclino perché sennò si vede che io sono appoggiata qui con l'iPad e tutto il resto su una scala a pioli per essere proprio più ripresa. Oltre, diciamo, questo proprio io, questa è la mia organizzazione pratica da YouTuber proprio in erba. Allora, quindi look after, questa era la vera risposta. Could you look after my cat for me tonight? Ok? Molto bene. E vi avevo promesso che vi avrei spiegato anche gli altri per chi dice che giustamente i phrasal verb sono un incubo. Allora, look for significa cercare. I'm looking for my keys. Have you seen them?
Sto cercando le mie chiavi, le hai viste? Look after, abbiamo già detto che significa prendersi cura, badare, come qualcuno proponeva. Oppure look up significa cercare informazioni o migliorare. Ok, I'm looking up in something, sto migliorando in qualcosa, o anche semplicemente cercare informazioni. I'll look it up, cercherò più informazioni. Look up spesso si utilizza una look up a word in a dictionary, look it up in the dictionary, cercare una spiegazione o informazioni su qualcosa. Prossimo. Allora. I don't my sister's boyfriend. I don't get up, get over, get on with. I don't My sister's boyfriend. Beh, vedo che comunque questa modalità paper saving vi è piaciuta e quindi la risperimenterò nell'attesa della webcam. Nel frattempo vedo che c'è una pioggia, get on with. Vedete che comunque, oh, avevate paura di Fraser Verse, siete dei mostri ragazzi, e dei mostri siete. Get on with, get over, abbiamo un'altra proposta diversa, non vado d'accordo, che ci propongono con get on with. Ci provo nemmeno, tanto non le so. Va bene, Chiara, non importa perché tanto siamo qui apposta per impararli. Puoi magari prenderti una penna e un foglio e scriverti i più importanti. Che ne pensi? Quindi, get over, abbiamo un'altra proposta. And the answer is oh. Ragazzi, siete bravissimi. I don't get on with My sister's boyfriend, andare d'accordo. Molto bene, ragazzi, non vado d'accordo con to get on with. Si può dire anche get along with, volendo. Ok? Bravissimo, Chris, molto bene. Quindi questa è la proposta. Molto bene. Beh, dipende, Chiara, quanti anni hai. Phrasal verb non si fanno fino a una certa età, si fanno magari già nel contesto. Ogni professore fa a sé, ecco. Ognuno ha il suo metodo e sicuramente ognuno è da rispettare per il lavoro che svolge. Vediamo gli altri che avevano all'interno del quiz, quali erano? Abbiamo get up, e qui ragazzi penso che lo sapete, no? Lo sapevate già, alzarsi, get up, ok, from the bed or from a chair, molto bene. E poi get over, abbiamo guarire da, ok? I'm getting over. My cough, my flu, sto guarendo dall'influenza, dalla tosse cough. E poi get on with, invece abbiamo appunto il nostro amico andare d'accordo. Quindi alzarsi, get up, oppure anche trovare. I got it up. Ho trovato qualcosa. Ok, ho trovato qualcosa, si può utilizzare anche get up, quindi non solamente alzarsi, ma anche con questo nuovo significato. Get over, molto interessante, quando uno vuol dire che sta guarendo, sta migliorando da una situazione. Recover è un po', sarebbe un pochettino. Get over significa superare qualcosa, anche, ma soprattutto guarire da, soprattutto una malattia. Certo, Anto, salverò la live molto volentieri. Get on with, andare d'accordo. Molto bello, molto bene. Oh, mi piace, grazie Christian, perché ero presa un po' male per questa nuova modalità di farvi vedere le frasi. I veri YouTuber hanno di solito la webcam e fanno delle robe complesse che io sono di base pigra per fare, però appena compro la webcam mi promesso che mi adopero. Prossimo phrasal verb. Dovrebbe starci tutto. The cook eggs yesterday. Run off. Chuck due. Run off. Run out of. Run into. Jacopo, guarda bene come è scritto run, eh? Quindi run off, run out of, run into. Alice, mi raccomando, una sola F, eh? Jacopo, è proprio il tempo verbale che devi utilizzare. Vedi che hanno la A. È il simple past di che cosa, ragazzi? Perché abbiamo yesterday e quindi sono tutti con run, ok? Quindi un po' più aperto, ok? Quindi corsi di francese, li faccio, promesso, mi sono fatta la prima, diciamo, base dell'alfabeto e promesso che adesso troverò il tempo di registrarlo. Beh, vedo che avete proposto tutti il run out of, qualcuno ha proposto un run into, and the answer is.
Quello che vi avevo detto, non ci saranno i phrasal verbs con due preposizioni, invece sì, che burlona. The cook ran out of eggs yesterday. E l'infinito è run out of, che significa esaurire. Ora vediamo chiari se anche gli altri, ok? Quindi, the cook, il cuoco, esaurì le uova ieri. Beh, in effetti avrei potuto tradurre anche le altre, però ormai è tardi. Ok, adesso vi faccio vedere il significato degli altri phrasal verb e poi magari traduciamo le frasi, perché io così mi sono scordata. No, cooker è il... bella domanda, aspetta che ci arrivo. Allora, run off vuol dire fuggire, ok? Fuggire da qualcuno, da qualcosa. Poi abbiamo run out of, terminare, esaurire, o run into, come ci proponeva Chiara, Chiarix, invece scontrarsi o addirittura imbattersi in qualcuno. For example, yesterday I ran into Joseph while I was coming back from school. Ieri mi sono imbattuta in Joseph mentre tornavo a casa da scuola, ok? Questa è la proposta. Giustamente, non mi ricordo più chi era che me l'ha proposto, Raul, mi chiedeva, ma cuoco non è cooker? Allora, caro Raul, cooker è il piano di cottura dove cucini proprio. Perché giustamente uno dice, teacher è colui che insegna, singer è colui che canta, player è colui che suona, e allora cook sarà cooker, invece no. Cooker è sempre colui che cucina, ma perché è il fornello, cucina pure lui, porello. Quindi, anzi, è fondamentale. Detto questo, vi va se magari vi traduco al flight, proprio come dicono i miei studenti, al volo le frasi? Allora, potresti badare al mio gatto stasera, ok? E poi, questa era la prima frase, avevamo sopra invece, non vado d'accordo col fidanzato di mia sorella, ok? Quindi questa è la traduzione. Get up and rise, adesso vi faccio te la dico la differenza. Get on with, quindi andare d'accordo con, volevo tradurvele perché me l'ero scordato. Rise è anche più che altro per il sole, per esempio, sorgere. Diciamo che tu non sorgi al mattino. Anche se ognuno di noi ha un po' una stella, però you get up from the bed, ok? Sei d'accordo? Quindi questa è la differenza. Però diciamo che ragazzi, tutti i phrasal verbs che vedete in realtà possono anche essere, per esempio, get over vuol dire recover. Se voi dite I'm recovering from my cough, sto guarendo dalla mia tosse, o I'm getting over my cough, è semplicemente la stessa cosa, ok? Solo che siccome noi italiani non ce li ricordiamo, ciao Michelle, non ci ricordiamo come si chiamano, i phrasal verb, diciamo recover, ma possiamo dire anche get along, ok? La prossima frase non si legge, o meglio, si legge a metà, adesso niente, vabbè, vado. Allora, sarebbe, allora, faccio il pezzo alla volta, sarebbe she had to, puntini puntini, because she was too busy. She had to, because she was too busy. Vi propongo un hang up, oppure hang down, oppure hang on. Quale proponiamo? Quindi, she had to, because she was too busy. Hang up, hang down, hang on. Sembra una canzone pop. Hang up. Hang down, hang on. Which one do you choose? Sì, certo, allora la frase era giusta anche scritta con Could you look after my cat? For me, sì. Could you look after my cat for me? È un po' ridondante, ecco, semplicemente. Per me, se il mio gatto va da sé, che è un po' per me, sei d'accordo, cara? Allora, hang on, abbiamo diverse proposte. Grazie mille a te, Michelle. Abbiamo diverse proposte. Qui abbiamo un hang on, hang up, hang down. And the answer is, rullo di tamburi, come la bellissima canzone di Madonna, ok, cook è cucinare, sì, cook è cucinare, assolutamente, sia il verbo che la professione, Raul. She had to hang up because she was too busy, ok? Doveva riagganciare, ok, perché era troppo impegnata, ok? Qual è il significato di so long? So long ha tanti significati, Chiara. So long e good night. È come per dire,
Così, cioè, è quando vuoi finire qualcosa, that's so long, è un intercalare che usano moltissimo, non è che abbia proprio una traduzione in italiano nelle cose fraseologiche, in Canada lo dicevano sempre, that's so long and good night, e così via e buonanotte praticamente, qua sarebbe. Mi sto sbagliando tutte, benissimo Christian, questo era proprio lo scopo, molto bene. Hang out vuol dire uscire? Lo scopriremo solo vivendo, non c'è? E sì, vuol dire uscire, assolutamente sì. Eccolo qua, hang up, riagganciare oppure appendere, perché di fatto, effettivamente, sì, busy vuol dire occupato, impegnato, entrambe le cose. Una volta, non so se ve lo ricordate, chi come me ha vissuto nell'epoca dei telefoni, riagganciava la cornetta. Io ho ancora a casa mia una cornetta che si riaggancia così, ok? Adesso non si riaggancia più, semplicemente si clicca sul bottone rosso, si appende. Però questa era l'idea. Hang up è perché si riagganciava fisicamente la cornetta. Quindi hang up, riagganciare e appendere anche un vestito, per esempio, ok? Oppure potremmo dire hang down con il significato invece di pendere. Questo già ti dà un po' l'idea perché hang è già appendere di suo e pendere. Puoi farli rivedere. Sì, guarda, sono questi tre qua che c'erano i verbi di fatto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo l'ultimo hang on, che vuol dire sia dipendere da, ok? Sia nello specifico dipendere da qualcuno che anche attendere in linea. Infatti, perché can you please hang on? È il contrario, ok? Quando dice a qualcuno can you please hang on a minute, ok? Stai un attimino in attesa. Questa è la traduzione letteraria, diciamo, di hang on, ok? Quindi, mi si è girato tutto. Ci sono altre domande su questo hang? Ok. Questo non ci sta, ve lo dico già. Hang on a tendere linea si può dire anche hold on. Assolutamente sì. Hold on e hang on. Hang out sì, e vuol dire uscire. Dovrebbe esserci anche forse un'applicazione che proprio viene utilizzata. Allora, anche questo si vede per metà. Abbiamo un I, the side of the road, ok. Devo tradurre questo? Quindi l'ho tradotto prima, ragazzi. Allora, allora dice che she ha dovuto riagganciare perché era troppo impegnata. Rosalia, riscrivimi la domanda perché non l'ho vista, scusami. Allora, I, puntini puntini, to the side of the road, to check my tires. E avevamo. I have pulled over. I have pulled out. I have pulled off. Ok? Quindi questa è la domanda. Qual è la domanda? Qual è la risposta? Sto cercando di leggere Anshin la pronuncia. Non capisco la domanda. Forse pull over abbiamo proposto. Brava Rosa, giusta, una buona proposta. Abbiamo tanti pull over. Abbiamo anche un pull off. Ve li rimetto qua. Quindi I, ve lo ridico, to the side of the road to check my tires. I've pulled over, I've pulled out, I've pulled off. Which is the right answer? Ok, qual è la giusta risposta? Quale proponete? Oh, con pull di suo, pull vuol dire tirare. Ovviamente, ancora una volta, cambia completamente il suo significato. E quando lo intendo come accostare, l'H di Hank si pronuncia, grazie Setafire, il moderatore, assolutamente sì, Rosalia, si pronunciano tutte le H del mondo, tranne in quattro parole che tra poco ti dirò. Scusami. I have pulled over to the side of the road to check my tires. Accostarsi, Dreamer Soul è il mio moderatore, diciamo, virtuale, anche se non lo è veramente, perché risponde sempre correttamente. Pullover significa accostare, oltre che voler dire anche l'indumento, il pullover, ok? Tires, ve lo dico subito. Ho dovuto accostare, sono dovuto accostare la macchina sul lato della strada per controllare le mie gomme, le mie ruote. Tires è il sinonimo di wheels, ok? Quindi assolutamente sono le ruote della macchina. Ecco la qua traduzione di pull over, accostare. Io ho imparato questa parola
direttamente in America, mentre andavamo coast to coast per lavoro, I need to pull over. E dico, what? E poi ho capito, si è accostato il ragazzo, avevo capito. Eccoci qua, le altre proposte sono pull over, accostare, pull out, rimuovere e anche appunto tirar fuori. Ok, direttamente un po' questo, un po' l'idea, no? Pull, tirar fuori, ok? E anche uscire. Pull off significa portare a termine e anche riuscire. Ok, pull off, portare a termine e riuscire. Per rispondere a Rosalia, le quattro parole, chi è che sa le quattro parole che in inglese hanno l'H, ma l'H è muta? Vediamo un po' chi di voi vuole provarci mentre io preparo la prossima domanda. Quindi Rosalia mi chiedeva la H di hang. Rosalia, scusami, Rosalia. Rosalia, sabes por qué? Perché allo spagnolo Rosalia è Rosalia, normalmente. Vengo da una diretta, devi sapere, Rosalia spagnola, e mi è rimasto il file in spagnolo, quindi ti chiedo scusa. Hour, abbiamo, molto bene, Janet e Alice, molto bene, Mariano. Honor, molto bene, honest, honor. Eccole qua, queste sono le quattro parole, manca una. Orribilerrima, ho paura di schiacciare la chat e provare a scrivere perché non, anche perché non sono capace. E la risposta era anche: grazie, Sofia. Air, molto bene. Pull off, sinonimo di succeed? Sì. Air, comunque, allora, perché faccio troppo confusione, non posso neanche fare tagli nella diretta. Facciamo una cosa alla volta perché sennò le persone da casa, giustamente, cioè voi, state un po' in confusione. Volevo dire che le parole che non. Chuck 2. Le parole che hanno l'H muta sono hour, ora, honor, onore, honest, onesto, air, che è l'erede, H-E-I-R, air. Tutte le altre hanno l'H sonora. Perfetto. E comunque, per la rispondere invece a Chris, pull off è un sinonimo di succeed. Assolutamente sì. Ok? Quindi. Prossima. Why do cats, puntini puntini, mice? E voi direte, mice? Ah, non sapevo di ostriche e staliere, sinceramente, Mariano, ti ringrazio, controllerò. Perché giustamente, non sapevo in realtà, sinceramente, lo controllerò. Abbiamo, why do cats, mice, go away, go on, go after, which one do you choose? Tell me, please. Why do cats go away, mice? Go on, mice. Go after mice. Which one do you choose? Guys, I'm super curious. Mice. Cos'è questa parola? Ve la ingrandisco così. Mice. Che vuol dire mice? Qualcuno lo sa? Che vuol dire è proprio British, eh? Che vuol dire? Allora. Mais, ragazzi e topi, grazie Alice, quanti aiutanti. È il plurale di topi. Molto bene. Adesso vi faccio un'altra domanda, visto che stiamo facendo l'inciso dell'inciso dell'inciso, come è mio tipico. Prima di farvi vedere la risposta, quali sono gli animali che hanno un plurale irregolare? Vediamo un po'. Molto bene, abbiamo almeno altri sheep, fish, bravissimi. Allora, abbiamo fish, il pesce. One fish, two fish, resta uguale. Sheep, one sheep, two sheep, molto bene. Wolf diventa wolves, va bene, perché la F diventa VS, però diciamo che è normale come idea. Ox, oxen, oxen è il plurale. Poi abbiamo goose, geese, molto bene. Lose, lice, che è il pidocchio. Bravissimi siete, oh ragazzi. E poi ne avevo visti forse un altro. No, direi che praticamente sono tutti. Ok? Molto bene, ragazzi. Quanti? Bravi, bravi, bravi. E poi. Basta, sono finite le cose sugli animali per ora. And the answer was: Why do cats go after mice? Go after significa andare dietro e rincorrere. Brava Raffaella, stavo per. Ecco. Aspetta che Giulia fai una cosa alla volta. Adesso arrivo Raffaella, eh? Anche arrivo Hack. Why do cats? Quindi perché i gatti
rincorrono i topi? No, non si, sarebbe bello. Allora, mi piacerebbe farlo un video sul tuo Edabout. E poi volevo rispondere a Rossella, era Raffaella, che diceva giustamente Deer, che è il cervo, anche lui rimane invariato, molto bene. Ed è vero, Raul, che a volte si può mettere la S su fish, diventa species e S in realtà, per dire le tipologie di pesci, ok? Questo era un'altra cosa. Quali erano i significati degli altri verbi con go? Abbiamo go away, go che vuol dire andare via, go away, vai via, vado via, eccetera. Poi abbiamo go on, dalla classica canzone anche di Titanic, andare avanti, proseguire. E go after vuol dire rincorrere qualcuno o qualcosa, ok? In questo caso è il gatto che rincorre i topi. Molto bene, come mi sta piacendo questa modalità di quiz, phrasal verbs con questa modalità? Spero di sì. My heart will go on. Certo che terrò la diretta, a meno che YouTube o io faccia qualche danno col wifi. Vi piace, mi fa molto piacere che vi stia piacendo questa diretta. Sofia Coppola, non so se è la mia stessa Sofì della scuola superi media, ma in caso la saluto comunque, saluto a prescindere. Sei una nuova YouTuber? No, no, assolutamente no. Cioè, sono dal 2012 che ci sto provando a fare la YouTuber. Bello, molto bello. Beh, diretta tutti i giorni. Ciao Sofì! Allora, diretta tutti i giorni. Mi piacerebbe moltissimo fare diretta tutti i giorni. Spero anche per voi che magari abbiate qualcosa di meglio da fare. Però, a quanto pare, mi fa piacere tenervi compagnia. Abbiamo un altro animale. Tadà! My goldfish yesterday I am sad. Abbiamo passed out, passed away. Non so, perché dovete capire che faccio fatica a leggere il contrario perché ce l'ho specchiato. E poi abbiamo passed off. Allora, my goldfish passed out yesterday. I'm so sad. I'm sad. Non c'è il so, ok. My goldfish passed out yesterday, I'm sad. My goldfish passed away yesterday, I'm sad. And passed off. Chiara, volevo dirti che mi è venuto in mente quando mi usavano so long, eh? Un so long spesso lo indicano anche come goodbye, proprio come arrivederci. Me lo dicevano spesso quando andavo a dormire la mia host mom, la signora che mi ospitava. Nel frattempo, I don't know, Chiara Calabrese è la risposta migliore, bravissima. Di solito si fa così quando vai a... Dice, I don't know, è il tipico quando anch'io sono stata le prime volte in America, in Inghilterra. Smile, e poi si dice I don't know. Mi piace la tua... Brava, passed out, abbiamo proposto passed out, e invece no. Passed away. Ragazzi, questo phrasal verb a me piace moltissimo perché è un modo gentile per dire che una persona non c'è più. My goldfish, il mio pesce rosso, morto ieri, sono triste. Pass away. Letteralmente, ragazzi, io l'ho pensato un po' passare a miglior vita, passare dall'altra parte, pass away, ok? Quindi quando una persona, non vogliamo dire she died, ok? She passed away è molto più soft. Di solito, quando anche se si tratta di una persona, noi cara, diciamo è morto, diciamo è venuto a mancare. È un modo più gentile per dire questa cosa. Passed out, Chiarix, ha risposto sotto Chiara Gattina, che in realtà vuol dire svenire, in effetti. Vuol dire svenire, pass out, eccolo qua. Anche lì, pass out, quando uno comunque è un po' non sta bene, I passed out, sono svenuto. E pass away invece abbiamo detto morire. Pass by è passare a trovare, Ilaria. Can you pass by? Puoi passare di qua. E pass off invece vuol dire accadere, infatti giorno, non è accendere, non lo so, è al contrario. Pass off vuol dire invece accadere. Che cosa è successo? Ok? Molto bene, che cosa è accaduto? Ciao viaggio. Bene, bene, bene. Siete stanchi? Passo, vi saluto. Vado avanti. Siete scaldati abbastanza? Ditemi voi, eh? Ok. Allora, vediamo un po' cosa vi posso proporre. Andiamo a casa? Siamo già a casa. Andiamo a guardare la televisione. Vado avanti? E allora vado avanti.
Allora, how did the accident come about? Come over, come off. Vedi, Lolli, che erano le tue. Ciao Elisabetta, non preoccuparti, sempre la benvenuta. E Lolli, erano le tue croce, ma mi sei bravissima comunque. Allora, how did the accident come about? Come over, come off. Qual è la vostra scelta? Signori, fate il vostro gioco. Corso di tedesco? No, sul tedesco passo, ragazzi, passo. Abbiamo tanti come over, come about, vi piacciono? Questo è difficile, eh? Difficile. Come about con un bel punto di domanda, Maria Pia, che denota la tua convinzione. Molto bene, questo punto di domanda. Bravi, però, che vi dovete buttare. Sofia propone come over. Sofia, è difficile questo argomento per te, però sei bravissima a provarci, assolutamente. Qual era la proposta? And the answer was come about. Ta-na-na. How did the accident come about? Come about significa succedere, accadere, come è accaduto. Ok? Quindi, come è accaduto? Ok, l'incidente. Ok, come accade l'incidente? In realtà in questa frase, how did the accident come? Ah, sì, c'è il did, Madonna mia, non ce la posso fare oggi, eh? Sì, me l'hanno detto. Allora, come about, succedere, succedere. Vedi, Rosalia, ho detto Rosalia, succedere, ho appena letto, oggi non sono molto in vena. E allora, come over, chi è che mi ha proposto come over, come passare a trovare? Sì, hai ragione. E vuol dire qua anche come essere trasmesso. Allora, come about, succedere. Poi abbiamo come over, essere trasmesso. E come off, come riuscito. Ok, how it did it come off, è riuscito bene, ok? Qualcosa che esce bene, che è venuto fuori bene, ok? E come over, come ci proponeva giustamente anche Dreamer Soul 24, 24 l'ho letto all'inglese, vuol dire viene a trovare. Can you come over? Do you want to pass by? Come over? Sono due sinonimi, bravissimi, siete braverrimi. Allora, anche questa secondo me, conoscendomi, infatti non si vede tutta, la prossima volta dovrei. Ma come si fanno ad imparare a memoria tutti? È almost impossible. Rosalia, non preoccuparti. No, scusami, non eri tu. Come over, can you come over? Quale che volevo? Can you come over? Come trasmesso, per esempio, my favorite TV series will be they will come over my favorite TV series. Trasmetteranno la mia preferita, ok? Bisogna vivere all'estero, bravissima. Poi soprattutto penso che anche madrelingua tutte le accezioni precise, cioè, ma noi l'italiano. Onestamente, la nostra madrelingua è la maggior parte di voi, lo sappiamo così bene, benissimo, benerrimo da. Non proprio, siete d'accordo? Quindi tantissime sfumature sono difficili anche per noi, meglio parlo per me, magari voi siete nell'Accademia della Crusca. Come over broadcast, praticamente nessuna, Alice, bravissima, broadcast è semplicemente un unico verbo, ok? Allora, I'll need to. Sì, come over sono di broadcast. I'll need to early or I won't arrive in time. Set up, set on, set off. Ok? Qual è la vostra proposta? I'll need to set up, set on, set off. Set up, set on, set off early or I won't arrive in time. Abbiamo tanti setup, quanti setup, ragazzi! Molto convinti alcuni con il punto di domanda. Vi adoro voi che mettete il punto di domanda. Probabilmente anch'io, magari in altri quiz, direi boh, con le emoji, quella con le mani. Non lo so. Beh, vedo che set on, set up, addirittura tre punti di domanda per Dream Soul. Come si dice pubblicità a caso così? Advertisement si dice. Advertisement. Set off, set up. Qualcuno proprio offre di più? Set
Serape 1, serape 2 e 2, serape sbagliato. La risposta è set off. Molto bene. And the answer was I'll need to set off early or I won't arrive in time. Ragazzi, questa è la novità di questa sera. Set off significa partire. Ebbene sì, bravissima Alice, set off è partire di casa. Avrò bisogno di partire presto o non arriverò in tempo. E certo, Christian, questi sono gli ultimi, sono i più cattivi, miei, che sono, cioè, sono stati in ordine di difficoltà. Set it off significa spegnere, certo, esatto. Depart va bene, partire, leave, normalmente leave, ragazzi, eh. Set off, partire. Gli altri significati avevamo set up. Ah, oh, Cinnamon, bella domanda, adesso ti rispondo. Set up abbiamo, al contrario, fondare, aprire e set on, attaccare oppure assalire e set off, il nostro amico, partire. Qual è la differenza tra in time e on time? Sì, amici ascoltatori, che me la chiede Cinnamon, faccio rispondere voi. Ok, a volte queste cose le faccio a scuola, quando dico magari io non so la risposta, dico e voi cosa ne pensate? No, la risposta la so, però effettivamente qual è la differenza tra in time e on time? On time è puntuale, in time è in tempo. Molto bene, Janet, thank you very much. È proprio questa la spiegazione, perché on time è puntuale, in orario. In time invece per tempo, ok? Per esempio, the ambulance didn't arrive in time, non è arrivata per tempo, o meglio, arrived in time, che è più un finale più felice, l'ambulanza è arrivata per tempo. I am always on time, non è vero, sono sempre in orario. I arrived in time for the live on YouTube. Questa potrebbe essere la proposta. Molto bene, molto bene. On time, ottimo, benissimo. Qualcuno mi ha chiesto se stasera si impara tanto, sono contenta. Ecco, giusto perché la domenica sera cosa fare se non imparare mille frasi a verbo? Turn off, spegnere, sì, assolutamente sì. Bene, bene, bene. Allora, un'altra frase che non si legge tutto, mi do un 5 da sola. High five, benissimo. I managed to. I managed to the fire in the kitchen. No, beh, però si legge meglio che altri, dai, Giulia. I managed to the fire in the kitchen. Cosa proporreste voi? Put up, put out, put off. Tutti con put, sono stata cattiva e avrei potuto mettervi delle frasi. Comunque io, oltre al telo stropicciato, ho anche il vetro rotto. È tutto bello, proprio bello così, anche qua rotto. Beh, potevo anche fare, evitare di dirlo. Ormai non posso andare indietro. Put off, put up. Beh, Sofia, è normale, è difficile. Eleonora si è rimasta puntuale, però era giusto put out con 6.000 punti di domanda. Questa ragazza è difficile, eh? È difficilerrima. Molto bene, però. Put off, svestirsi. Abbiamo qua una proposta. Put out. Non si vedeva il vetro rotto, però ho liberato. Tu hai notato subito il mio lenzuolo. Io volevo farti notare anche il vetro rotto, cioè l'onestà in prima di tutti. Non ne ho idea. Benissimo. Anche non ho idea poteva essere una proposta. And the answer is. I managed, ok, io spesso, allora, la E, tra la E e prima della D, è solito è muta, anzi, sta di solito, è muta. I managed to put out the fire in the kitchen. I managed to put out the fire in the kitchen. Eccolo qua, put out vuol dire spegnere. Molto bene, quindi la traduzione è sono riuscito o riuscita. Spegnere il fuoco in cucina. Questa potrebbe essere una situazione delle mie quando provo a cucinare, cioè mai. E quindi molto bene.
Certo, Gavino, tornando a rivedere le sale, sono contenta. Certo che bisogna provarci. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e anche su Instagram, school2you_Milan, con ogni quiz ogni giorno. Con ogni quiz ogni giorno, che vuol dire in italiano, me l'hanno detto, con un quiz ogni giorno. Comunque era pure out la risposta, ragazzi, eh? Molto bene. Allora, e ho puntato tanto sulla simpatia, Christian, capito? Telegram, anche Telegram abbiamo, tutto abbiamo. Telegram, Instagram, Facebook. Pull off vuol dire tipo rimandare, bravissima, esatto, vuol dire proprio quello. E infatti, pull up vuol dire ospitare, ve l'ho fatto all'inizio della frase. Can you put me up? Questo è separabile, mi puoi ospitare stasera, o anche sollevare. Put out con il significato di spegnere, e put off invece vuol dire scoraggiare qualcuno. Oppure rimandare. Molto bene. Perfetto, ragazzi. Molto bene. Abbiamo imparato un sacco di cose in questa diretta, eh? Sono molto contenta. Siamo quasi giunti alla fine, ma non proprio. Anche questa è un'altra che. No, si legge abbastanza. La prossima è. This writer. Amazing stories makes up, makes for, makes off. Se rifarò la sfida delle 20 domande, potrei pensarci, sì, potrei pensarci. Poi vi devo fare una domanda, eh. Ora quelle mega difficili. No, dai, Raul, questo non è mega difficile. Cosa proponete in questo caso? This writer makes up amazing stories, makes for amazing stories, o makes of amazing stories. Anche la G è muta dopo la N, amazing. Beh, Chiara, perché dici che ogni tanto dobbiamo inventare, makes up, dice Sofia. Beh, dice giustamente, Chiara dice, makes up sembrerebbe la più facile, ma siccome gli inglesi non fanno niente di facile, però, poveri inglesi, a sto giro, facile. Io adoro, adoro, ragazzi, makes up, perché? Ciao Maria, tanto puoi guardarla quando vuoi questa diretta, se vorrai. This writer makes up amazing stories, makes up vuol dire inventare. E a me piace moltissimo questo phrasal verb perché il make-up, di fatto, è, come si può dire, è il trucco. E quando c'è un trucco, è un'invenzione, una finzione, ok? Quindi uno si inventa una faccia che non ha. Vi piace questo modo per ricordarsi questo phrasal verb? E anche se non vi piace, a me, vi piace, a me mi piaceva, a me piaceva, quindi ve l'ho voluto dire. Quindi makes up, ecco, io ce cioè, li ho fatti tutti all'infinito. A sto giro invece no, quindi non ha la S all'infinito, ovviamente. Makes up, vabbè. Facciamo finta che la S non ci sia, ok? Cancelliamo mentalmente la S. Make up, inventare. Make for, dirigersi, ragazzi, incredibile. Questo mi ha aperto il cervello. Una volta mi ricordo ancora questa host mom mi disse: Julia, where are you making for? Where are you making for? Io non sto facendo niente. What are you making for? E poi, where are you going? Allora dico, dimmi where are you going, no? Invece no. Where are you making for? Vuol dire dove stai andando. Quindi ecco. Grazie, Elisabetta, sempre molto gentile con me. Quindi avevamo, scusatemi, makes up, inventare. Ecco, ho detto prima che non si leggeva S. Bene, make up, inventare, make for, dirigersi, e make off invece vuol dire scappare. Spesso con off abbiamo visto che vuol dire scappare, l'idea è questa, di andarsene via. Bene, allora, make off vuol dire anche produrre, sì, vuol dire anche quello, ok, assolutamente. Vi devo dire che. No, non si legge la S, semplicemente Raul, perché dovevo mettere l'infinito, perché makes up vuol dire lei, cioè terza persona si inventa, capito?
Ho sbagliato io a aggiungerlo, ma siccome ero un po' di fretta, non vi dico quando ho finito di fare questo meglio, perché tipo mancava pochissimo la live e mi sono. Però intanto avevo una domanda per voi in tutto ciò. La domanda è la seguente. Allora, venendo alle cose serie, adesso giustamente si può uscire un po' di più, ok? Quindi queste live di domenica. Io immagino che voi con le dovute cautele e precauzioni magari proverete ad uscire un po' più di casa. Stavo pensando di fare magari delle live, però in un altro momento della settimana. Quindi stavo pensando a un venerdì sera, per esempio. Secondo voi è una giornata per dire il venerdì o una giornata in settimana è meglio rispetto che nel weekend, ammesso appunto non concesso che si potrà uscire? Anch'io, Michele, praticamente non esco. Venerdì è una buona giornata, quindi io spero che, grazie Bruna, anche a te. Quindi penserei che anche tutti i giorni mi piacerebbe meglio il sabato, anche propongono, anche sì, dai, perché no? Ok. E per capire il venerdì, perché secondo me dopo le 19, ci provo, preferisco la domenica. Ok, sapete perché ve lo chiedo? Ognuno giustamente avrà delle richieste diverse. Però mi rendo conto che il weekend tanti giustamente lo vogliono passare come si può dire, con la famiglia, o magari vogliono poter provare ad uscire o rivedere dei congiunti, o magari chi è tanto che non vede la propria famiglia a cercare. Quindi farò un referendum in proposito, mi sembra giusto. In tutto ciò, anche se sono già 51 minuti che stiamo facendo mille esercizi, io vorrei farvi un altro gioco. Non è il gioco delle 20 questions, però ho detto, visto che i phrasal verbs sono finiti, e non, no, avrei dovuto ancora una volta lasciare uno alla fine, ma non l'ho fatto, o meglio, ho fatto una slide sbagliata e quindi non ve la faccio vedere. Quindi faccio un altro esercizio. Ho pensato di fare un gioco nuovissimo. Così ho detto, cosa facciamo? Aggiungi un gioco nuovo, ok? Metto va bene, posso mettere le opzioni, volentieri. Il gioco di oggi non è le 20 questions, è un gioco semplice, proprio perché per fare due chiacchiere insieme, raccontare un paio di aneddoti e via dicendo. Abbiamo un vocabulary quiz, come si direbbe in inglese, quiz, la Z molto morbida. Vi piace questa idea? Allora, io in questo vocabulary quiz vi ho scelto delle parole che io, quando ho saputo che si dicevano così, mi sono detta, what? Oppure semplicemente non sapevo proprio le parole, magari dovevo. Ero in giro e facevo tipo le imitazioni per spiegare, ok? Quindi vocabolary dictionary. Dictionary è il dizionario. Il vocabolario ti insegna un vocabolo nuovo. Il dizionario insegna anche verbi, però sono sinonimi, ok? Grazie, Chris, siete molto gentili. Questo gioco consiste nel. Vi faccio vedere una foto di un oggetto, un animale, non mi ricordo più che cosa ho messo. E voi mi dovete indovinare che cosa, cioè dovete dirmi come si dice in inglese. Pronti? Iniziamo dalle cose proprio semplici, proprio così. Google Translate, Google Traduttore, tutto quello che è traduzione, zero, sarà finito il gioco. Prima cosa da provare, se magari lo giro giusto, come si dice? Che cos'è intanto? Non è un leopardo, è un ghepardo, eh? È un ghepardo. Come si dice ghepardo? E poi non fate i furbi che scegliete, ok? Scegliete. Oh, ghepardo, è quello che stavo aspettando. Cheetah, scritto CITA, molto bene. Cheetah, boh, anche boh si può dire da alcune zone dell'Inghilterra, molto bene. Jaguar, direttamente Malvina, sei una grande. Jaguar è il giaguare, un animale ancora. Andiamo bene, si può dire anche quello alle volte, però dipende dove ti trovi. Leopard con un PH perché suona più inglese. Io scherzo ragazzi con voi, sto scherzando ovviamente. Io quando ho saputo il nome di questo animale sono rimasta malerrimo, non malissimo.
No, ma Leopard, Enrico, non è per qualcosa, perché in realtà questo animale, ragazzi, si chiama come la scimmia di Tarzan. Cheetah, scritto così. Cheetah. Incredibile. Io quando l'ho saputo ho detto cheetah. But it's Tarzan monkey. What? Niente, quindi evitiamo proprio. Scritto così, giusto. Ragazzi, questo è il leopardo, è il ghepardo, si chiama cheetah in inglese. Quindi se vogliono essere cattivi, sì, il ghepardo ti dà di più l'idea, effettivamente. È vero, Chiara, sei 21 Pilots, Pet Cheetah. Volete scrivere? Vabbè, fa niente, Mariano, però l'idea c'era, perché l'avevi scritto come si pronunciava. Molto bene, incredible, bravissimo. Scritto proprio così, Adria. Un'altra domanda per voi sul vocabolario. Quanto dura la live? Poco, tra un po' vi saluto, così almeno siete. Cheetah, plurale penso direi cheetahs, semplicemente con la S quando finisce, con la vocale. Direi ancora un 5-6, poi vi lascio stare. No, è vero, non fanno niente di facile. Questo invece come si dice, ragazzi? Sono molto curiosa di sapere le vostre risposte. Non copiate da quelli bravi che rispondono per i primi perché non è valido. Ecco, come non detto. Ok, scotch. Beh, oh, io speravo, speravo. Allora, brava la moglie di Mariano che ha indovinato. Scotch, speravo di sentire scotch. Grazie, Nora. Roll, scotch tape. Scotch fosse inglese. Vabbè, magari giusto, perché cioè, ti ha pensato subito male. Ma dai, sembra inglese scotch. Vero, tape, risponde Adria, ha già risposto, roll up. Allora, ragazzi, vi do questa bellissima notizia. No, allora, scotch non esiste solo in italiano, non partiamo da questo presupposto. In inglese però, sinceramente, è tape. Finta adesiva, se è spagnolo, muy bien. Tape, ragazzi, o sellotape, come qualcuno ha proposto, assolutamente. Abbiamo anche cellophane, che è il cellophane, quello è sellotape, della plastica, no? Perché vi voglio dire una cosa, non è che siete impazziti a dire scotch, ma scotch, ragazzi, è la marca di questo transfer tape, che tra l'altro non ho azioni nella scotch, nella 3M, non mi hanno pagato per fare questa cosa, però volevo dirvi perché, sempre come cotto, cioè come mille altre cose. Quindi scotch in realtà, semplicemente ve lo dico perché. È una marca, c'è anche quella R di registrato, marchio registrato, transfer tape. Questa è la vera risposta. Quindi in realtà, sinceramente, lo potete trovare così. Tantissime cose, ragazzi, le chiamiamo così, eh. Allora, Ivana è rimasta Gepard. Si può dire in inglese scotch? Lo dicono più sellotape, sinceramente. Quando ho provato a dire, can you give me some scotch? Probabilmente vi serviranno lo scotch da bere, quindi meglio di no. Ok? Sì, adesso chiederò al moderatore di scrivere nella chat Instagram, scultoyou underscore Milan. Adesso andiamo nelle cose morbide e sofficiose. Così, non so perché oggi ho voluto parlare di. Non era in realtà una parola difficilissima, però mi sono detta, chissà se sanno come si dice pulcino. Chi lo sa? Cic abbiamo, che carino! Io adoro le cose morbide, così, cic. Come scriviamo pulcino, ragazzi? Come sempre non vale. Cin abbiamo, English. Interessante come l'hai scritto. Allora. Chick, chick, little bird, pio. Direttamente. Almost egg. È una bella idea, è una bella idea. Chick, 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 chick. Young chicken, direttamente. Siamo. And the answer was chick. Bravissimi, Cin, qualcuno l'ha proposto, non era poi così terribile, è semplicemente che Cin, forse potete scrivere, è il mento. Chick invece è il pulcino. Di fatto sarebbe Chick Hen. No, ho capito perché si chiama Chicken. Scusatemi, tanto mi vengono queste cose. Perché Hen vuol dire gallina, quindi Chick Hen è la gallina del pulcino. Vabbè, niente. Comunque vuol dire pollo, però chick, pulcino. Hen, gallina. Pulcino, gallina, pollo. Ok?
so perché ho detto questa cosa, non si potrà più cancellare, fa niente. Così passiamo da un di pane in frasca. No, 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 girati, girati, che sennò vedono cose. Ok. Come si dice posa cenere? Oh, bravi, giastri, abbiamo già delle proposte. Boh, beh, anche questo non è male. Boh, tradurreste un po' tutto con boh, voi, eh? Ma questo era facile. Posa cenere, perfetto. Ecco, questa è una delle altre cose, Diego, che puoi andare lì e fare tipo come facciamo noi italiani, gesticolare. I don't smoke, perfetto. Però se vuoi che ti put the cigarette, benissimo. Anche posa cenere, interessante. Non lo so, no, non so, però un po' letta più all'inglese. Ashtray, e la risposta esatta era proprio questa, ragazzi. Ashtray, dalla parola hash, che significa appunto cenere. Ashtray, molto bene, molto bene. Bravissimi ragazzi, devo dire che anche con queste parole qua state facendo un sacco di proposte, devo dire che siete bravissimi. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi volevo salutarvi con degli animali e poi dopo direi che vi saluto, che così magari non avevo, ne avete o ne avevo ancora un paio, dai. Sono ancora 5, poi vi lascio andare a mangiare. Che videocamera? Questo video qua, vuoi sapere che video sto facendo? Con un iPad appoggiato ad una scala a pioli. E sta super miracolo. Infatti non posso toccare la scala perché sennò cade tutto l'universo. Ecco, così proprio la spontaneità. Come si dice riccio, ragazzi? Che carino, quanti animali carini. Come si dice riccio? Boh, anche qua, Cristian, però un po' troppe cose, boh, eh. Ciao, si può dire anche ciao, volendo. Rick. Lo sapevo, non mi ricordo, mannaggia. Carly, oh, riccio, l'hai cercato, liberato. Dire la verità che riccio l'hai cercato. Very nice, cute, vero, Carly. Allora, ragazzi. Esatto, brava Chiaris, come Sonic. Sonic the Hedgehog, bravissimi. Mouse Riccio, abbiamo una proposta. Allora, il riccio, ragazzi, si chiama Hedgehog. Hedgehog. Curly sono i capelli ricci. Assolutamente sì, sono i capelli ricci. Si può dire anche porcupine, che è però il porco spino. Hedgehog. Ma ragazzi, volete farvi due risate? Perché a proposito di chi è, a proposito Carly, per dire riccio, io una volta, non mi ricordo il contesto, dovevo dire il riccio di mare, ok? Come si dice, ragazzi, riccio di mare? Non so se si capisce che sono dei ricci di mare. Vediamo se qualcuno vuol fare delle proposte. Carly sì, bellissimo, Carly sì, Rick of the Mayor sarebbe addirittura, sì Carly, sì Urchin, sì Fruit, sì Hedgehog, oh Luca ti stavo aspettando, sì qualcosa, molto bene, Hedgehog, molto bene, Hedgehog sì, grazie ragazzi, grazie, vi ringrazio immensamente perché io ho proprio detto. Oh yes, the hedgehog in the sea. Un americano fa, sorry, what? I mean, the hedgehog, I mean, the animal in the sea. I don't know what you mean. Tipica frase che poi ti dicono quando non capiscono quando parli. E niente, alla fine ho capito perché si dice in effetti sea urchin. Quindi ragazzi, non dite hedgehog in the sea perché non esiste. Ok. Però in effetti rende bene l'idea sea urchin perché ha dei begli uncini, eh. C'è chi ha provato a mettere i piedi sul riccio e non ha un bel ricordo. Quindi incredibile. Cosa che punge nel mare, sì. Però va detto in inglese, Chiara, se lo vuoi dire. O se te lo trovi magari in una cosa da mangiare.
Allora, di fatto, per studiare insieme a voi, noi diciamo riccio, lo chiamiamo anche questo. Ok? Noi chiamiamo riccio un po' tutti. Certo, Chiara, ciao, ti saluto volentieri. Ciao Luciana, benvenuta. Questo riccio invece come si chiama? Boh. Non è chest that hedgehog, abbiamo capito. Ok, sì, è una castagna, ma io il riccio, parlo del riccio della castagna. C'è anche il riccio qua, eh? Il riccio dove dentro c'è la castagna. Qualcosa nut, molto bene. Chestnut è la castagna, senza di mare. Castagne riccio, Christian. Castagna hedgehog, al massimo chestnut hedgehog. Devo dire che qua ragazzi ci siamo. Carly, qualcuno non propone Carly? Nessun Carly Chestnut? Niente? La risposta qualcuno? Forest Urchin, mi piace ragazzi, questo è veramente una Mountain Urchin, dove fare la persona seria. Veramente una lezione molto molto didattica. Devo dire che fa ridere in diretta, ma immagino chi guardi questo video non in diretta dirà, ma questa non è molto a posto. Ragazzi, dice Burr, qualcuno l'ha proposto, Dogo, molto bene, Burr! Questa è la risposta di Riccio, Carli Castagna, you! Questa è la risposta. Hurting Ball però rendeva di più l'idea, Luca, hai ragione. È bruttissimo, è bruttissimo ragazzi, Burr, con due R poi proprio non si può sentire. E a proposito, non era voluta ma potrei far finta di sì, a proposito di Burr e di tutta la questione, diciamo, delle cose che pungono. Cosa possiamo mettere qua dopo una cosa che punge? Quando vi pungete? Ciao Diego, grazie a te. Come si chiama il cerotto? Grande Marilyn. Marilyn propone Band Aid. È interessante questo, ragazzi. Cerot, overskin, cover ferite. Bene, bene. Sempre qualcosa con tape ci propongono. Allora, si può dire band aid, e però, Marilyn, qualcun altro che me l'ha proposto, è una marca come quella di Scotch. È proprio una marca che nasce così. Normalmente il cerotto normale si chiama così. Plaster. Ciao Nora, presto. Anche patch, sì. Corretto. Ciao Marilu. E per festeggiare, quando ci saluteremo, che potremo vederci con i nostri amici, stapperemo, se siamo maggiorenni, una bottiglia di qualcosa. Sì, gli americani dicono Ben Haid perché è proprio la marca, come quella prima di Scotch, una marca. Che facciamo qua? Quando possiamo stappare? Come si chiama? Il cavatappi. Abbiamo un open wine, uncorks, cork, interessante. Bottle opener, è un'idea. Wine opener, open a beer. Allora, ognuno praticamente qua, ognuno open quello che gli pare, praticamente, se non sto leggendo male. Interessante. Questo, ragazzi, è un cavatappi più che altro, eh? Cavatap, un po' più, sembra più barese che inglese. Le mie proposte per tradurle sono corkscrew. Scrivo, vi ricordo che la vite, l'abbiamo vista la volta scorsa, per quello che si chiama corkscrew, è la vite che tira su il cork, che è il tappo di sughero, oppure bottle screw. L'altro invece è semplicemente come apri bottiglie, invece può essere anche bottle opener, assolutamente. Però questo in particolare è corkscrew. Molto bene, ragazzi. La diretta di oggi finisce qui. Vi aspetto sempre qua sul mio canale. Iscrivetevi su Instagram, school2you underscore Milan. E nulla, vi ringrazio per essere stati con me questa giornata. Ciao Sofia, ciao Raffaella, ciao a tutti. Ciao Elisabetta, è stato un meraviglioso piacere, vorrei salutarvi tutti. Grazie veramente di cuore per la vostra presenza. Ci aggiorniamo presto per le prossime dirette. Vi saluto.
È stato un piacere. Thank you very much for watching and have a nice evening. Bye!